con Giancarlo Dell'Orletta, che è il vicepresidente del Piccola Opera Caritas Onlus qui di Giulianova, e si terrà a breve un corso base per volontariato. Questo è il secondo anno, giusto? Sì, è il secondo anno. L'associazione è stata fondata il 24 giugno del 2016. Cerca di prendere quello che è lo spirito iniziale della Fondazione Piccola Opera Caritas. Infatti, oltre 50 anni fa, padre Serafino Colangeli, il fondatore, con la cofondatrice Antonietta Gilardi ed un gruppo di amici, iniziarono ad accogliere l'infanzia abbandonata, l'infanzia disagiata. L'associazione vuole rivivere quello che è lo spirito degli inizi, lo spirito originario. Per questo lo scorso anno c'è stato il corso base numero 1, che ha visto la presenza di circa 60 partecipanti, e parte di loro ora sono impiegati attivamente in attività di volontariato presso la nostra struttura e presso la mensa dei poveri a Giulianova Spiaggia. E oggi, quindi a gennaio, questo mese, inizia il corso numero 2. Ci sono circa 30 iscritti ed è un percorso di 9 incontri che permette agli aspiranti volontari di conoscere la fondazione e di fare un'esperienza. Un'esperienza su cosa significa mettersi a disposizione degli altri e dei più bisognosi. E poi alla fine del corso vi sarà un tirocinio. Quindi sarà rilasciato anche un attestato? Sì, certo, un attestato di frequenza. Vi sarà un tirocinio che darà la possibilità per coloro che vorranno e che saranno idonei di fare attivamente volontariato presso la nostra struttura. Quanto c'è bisogno di volontari in questi ambiti? C'è bisogno tanto di volontari per dei servizi molto importanti che permettono di far funzionare meglio la struttura, ma soprattutto c'è bisogno dello spirito del volontariato, c'è bisogno di far sì che quello spirito di gratuità sia sempre presente nella nostra struttura, che è una struttura che necessariamente si è istituzionalizzata. Siamo con Monia Mattiucci, presidente dell'associazione Gli Scriccioli e psicologa, che è ovviamente legata all'opera, alla Piccola Opera Caritas di Giulianova. E, insieme a Giancarlo Dell'Orletta terrà dunque il secondo corso base per volontariato. In che cosa consiste? Insieme a Giancarlo e insieme agli altri soci dell'associazione, sì, dal 13 gennaio abbiamo iniziato questo corso 2 per diventare volontari, un corso che vuole essere più che altro un percorso, in modo che gli aspiranti volontari possano un po' riflettere sulle loro motivazioni e cercare di capire meglio qual è ciò che lo muove e muove ciascuno di loro a incamminarsi in questo percorso, in questa avventura del volontariato. Il corso si svolgerà, è già partito il 13 gennaio e terminerà il 10 marzo. Ci saranno 9 incontri nei quali abbiamo invitato dei professionisti della cura, dell'ospitalità, della relazione, che ci parleranno un po' del senso e del significato di essere volontari. E si terrà anche ovviamente una, diciamo, il volontariato anche riguarda una mensa qui a Vienna. La mensa è l'istituto di riabilitazione. La mensa è una struttura che opera a Giulianova da oltre 20 anni, completamente a carico della Piccola Opera. I volontari potranno essere inseriti sia qui all'interno dell'istituto, in affiancamento agli operatori naturalmente, che nel contesto della mensa, che attualmente è una bella realtà sia del territorio, ma che diciamo accoglie anche persone in difficoltà delle zone limitrofe. Ecco, il primo anno del corso base di volontariato è stato, diciamo, un successo. Vi aspettate anche ovviamente questo secondo anno, ma sono più i giovani che si avvicinano o... Siamo contenti perché ci sono tanti giovani, era un nostro desiderio poter coinvolgere, ecco, la parte più giovane, ecco, della cittadinanza, e questo ci fa piacere. Sì, anche quest'anno abbiamo un bel gruppetto di volontari, un gruppo eterogeneo, ma ci sono anche tanti giovani.